Siamo carichi. Let's go. C'è una mini moto lì blu bellissima. Spiegaci il piano. La mia intenzione, il piano, è quello di entrare al Palazzo del Turismo di Rizzone, ma con la mini moto. È una cosa che teoricamente dovrebbe essere. Perché ricordiamo una tutti cosa in giacca e cravatta, sì, ma sì. Arriviamo noi. Il Palazzo del Turismo a destra dell'Adler, bravo. Ma secondo lei, se entriamo con una mini moto al teatro, ci danno fastidio? Ci sono controlli, sì, eh? Abbastanza. Ci sono anche le telecamere. Ok, grazie mille. Lì la mini moto, apri. Oddio, no, Fra, me la devi far provare, ti prego. Oddio. Ti interessa una mini moto? No? Ok. Ok, bro. Oddio. È bellissimo. No, Fra, la voglio provare. Sta uscendo il me tredicenne fuori. Perché io desideravo la minimoto. Infatti l'avevo comprato a spese mie. Solo che mamma non voleva che avessi la minimoto. Fammela provare, Fra. Allora, non c'è il cavalletto, quindi uno lo deve reggere sempre. Vai. Oddio, ma è piccolissimo. Sì, giusto. Bravo. Ma si schianta. Vai, max speed, no? Bro, ma dove mi è andato? Eccolo. Mi No, ma è normale che mi guardano male, tipo. No, ma va, Fra. Allora, ora spiegami come entri con sta cosa. Cioè, vai, fa troppo casino. Ho un piano, Fra. Ok, vediamo sto piano. Come lo dobbiamo coprire? La dobbiamo coprire. Il problema è quando l'accendiamo lì dentro. Cioè, un motosega, Fra. Però mamma mia, che gioiellino. È bellissima, guarda qui. Cioè, è più bassa della ruota della macchina. Signora, è interessata a una mini moto? No? Noi comunque siamo dei bravi cittadini. Questa qui è buona pure tipo green screen, no? Fa qualche effettino. Tipo appare un cocomero qui, no? Dai, su, attraversa la strada. E questa è la situazione attuale. Io con un telo verde in mezzo a dei mercati natalizi tristissimi e Cap con una mini moto. È un dosso. È interessata alla mini moto? La vendiamo 50 euro? No? Lo stanno guardando tutti. Cioè, cosa di strano una mini moto? Gesù ti ama. Ti ama tantissimo, Gesù. Fra. Osanna, oh, parte il galello. Ha detto che chiama i vigili. Chi? 20 kg scarsi, quanto pesa? Più di me sicuro. Allora aspetta, non ti fa per aspetta, sei già qui davanti con la minimoto. Copiamola. Bro, ma secondo te che c***o può essere? Cosa può essere? Però adesso qui sta arrivando. Ci ha messo il controllo, è lì. Perché la vedo così dura questi? Fra, noi proviamo. Vai. Tirare. Aspetta, tirare vuol dire. Tirare. Vuol dire. Sei pure pensato. Oh mio Dio, da quant'è che non ci vediamo? Ma secondo te ci fanno entrare con una mini moto? Sì, è coperta, sì. Sicuro. Ciao. Buonasera. Devo. Ah, ok. Bro. Primo piano. Vai. Bro. Non me l'aspettavo così seria. Non me l'aspettavo un po' così tanto, seria. Sì. Aspetta. No, bro. Non la puoi accendere. Ma vuoi vedere che la posso accendere? È l'invito a tali modi. Ci sta? Il biglietto d'oro. No, bro. Ci sono qualche cosa. Bro, sei pronto? Che No bro! Ehi, oh! È normale secondo te una cosa del genere? Calmo, bro! Chi la vuole provare? Piano, vai piano! Piano! Com'è, bro? Ma non è uno di... Scusateci! Allora, noi siamo venuti qui di base. Io sono venuto qui, non so cosa dire, è stato tutto molto improvvisato. Però ieri sera stavamo ragionando su cosa fare prima di venire qui. Prima volta nella storia che stavamo ragionando. Sì, e quindi Cap, non so perché, ha avuto la geniale idea di
pensare. Sì, no, comunque. E ha detto, ma perché non entriamo con una mini moto al teatro? Cioè, come hai fatto? Spiegaci allora, la vicenda. Diciamo che sono arrivato mezz'ora fa, perché sono andato a San Mauro Mare, un'ora di macchina, alla pista, e gli ho chiesto, non è che c'è una moto da... così, da prestarci. E quindi siamo entrati con una mini moto, così, abbastanza improvvisata la cosa. Ottimo, grazie. Vai, Aka! Ma quanto è bella quella mamma lì? Lei è bellissima, Se proprio dobbiamo dare un consiglio, visto che tu hai parlato un po' di editing, strategie video, queste cose qui, avete ricevuto qualche input? Io il consiglio che vi do, cioè se mi trovassi in questo momento alla vostra età e voglio coltivare il sogno, quello che farei è iniziare a sperimentare da ora, magari non per forza caricando, perché vedo molti di voi che sono piccolini, magari i genitori non vogliono per privacy e tutto, però nessuno vi vieta di iniziare già a registrare, mica dovete per forza caricare. Ma a proposito, ma c'è qualcuno di voi che ha un sogno qua dentro? Io. Sempre Vincenzo. Sì, diventare calciatore. Sei venuto a vedere un corso per diventare youtuber, però. E te vai a giocare a calcio a sto punto. Tu invece? Ma bisogna sognare in grande, però, cioè fate bene. Chi è che suona qua dentro uno strumento? Mazza, non spingete, sempre tu cosa suoni? La batteria. Bravo! Oh, bravo! Pure tu suoni la batteria, però, Un'altra passione che ci avete, qualcosa che proprio dite, boh, io domani mi sveglio, voglio fare questa cosa qui da grande. Tante cose che su YouTube, se portate in un certo modo, mancano. Li ho visti in realtà in America, e dei ragazzi che andavano a pescare al fiume, quei pesci fuori di testa, cose proprio tipo dei draghi, no? Però in Italia mancano questo genere di contenuti. Come hobby, andare in un fiume particolare dove trovi degli animali particolari o far vedere proprio delle cose che normalmente tu sul web non vedi, può essere un modo per portare un qualcosa che effettivamente svolta YouTube sotto questo punto di vista, sotto questa nicchia si chiama, no? Una tipologia di contenuto che prende un tot di persone sostanzialmente. Grazie. Grazie, bravo, mi ha fatto emozionare. Spiegami il sogno da bambino. Possiamo alzare tutti in piedi un secondo? Anche tu ti devi alzare, iniziare. No, no, già tocca. Anche tu ti devi alzare, mi dispiace. Così. Parlo di mosso. Grazie. Ciao ragazzi, grazie. Ok. No, siamo qui, non ti preoccupare. Infiltrare una mini moto in teatro si può fare. La sicurezza, raga. Cioè, qui poteva entrare secondo me anche uno dell'ISIS. Poi il tutto è stato un po' cringe comunque. Non sapevo cosa dire. Ciao, grazie. Ciao, grazie. Ciao. Brano, andiamo! Cioè, sono proprio quei sogni che avevi da bambino, però... Ok, bro! Signori, la missione è compiuta. Abbiamo anche le nostre pizze meritate. Tue pizze. Mie pizze. Le sue pizze. Fra, appena sei entrato io ero troppo cringiato. Bello, bello, mi sono divertito. Beh, poi si sono divertiti pure loro. Sì, un po' di sana ignoranza. Quella che ci voleva. Ciao amici. Ciao.